Sinceramente non ci credevo, cioè nel senso io pensavo che l'Inter almeno un pareggio stasera a casa se lo sarebbe portato, però alla fine la schedina non me la so giocata, cioè tutte le partite domani. Per quello su Instagram non ho pubblicato nulla, ve pubblico domani la mia schedina e ho fatto bene. Ciao, bella a tutti, spaccavo tutto, bella a tutti anche a voi. Siamo tornati con questo nuovo video ragazzi perché colpaccio, è un vero e proprio colpaccio quello del Genoa che stasera sembrava veramente indemoniato. Ma lasciatemi dire che il primo autogol, cioè peggio delle manca le partite dei Pratoni a Pasquetta. Cioè, una cosa incredibile, una scivolata di un giocatore, forse era Skriniar, la mette sul ginocchio della Nocchia, la palla rimbalza, Handanovic che la vede ed entra in rete. A parte questo, secondo gol di Goran Pandev, veramente bello, ma devo dire la verità, abbastanza, tra virgolette, fortuito, perché sul tiro del giocatore del Genoa, ovviamente Pandev si trova in mezzo alla stoppa, ma quello là voleva tirare, non voleva far passaggio a Pandev. Però Pandev è stato bravo perché ha stoppato la palla e ha spiazzato Samir Handanovic. Che cosa succede adesso alla classifica? Sicuramente i tifosi della Roma e i tifosi della Lazio saranno contenti. Perché? Perché l'Inter si ferma, la Lazio lunedì, qualora dovesse vincere, sorpasserebbe di un punto l'Inter. Perché se non sbaglio, Roma 50, Inter che resta a 48, Lazio a 46, qualora dovesse vincere, col Verona andrebbe a 49. Quindi insomma, diciamo che è una lotta a chi non vuole andare in Champions League, così come l'anno scorso era una lotta per chi non voleva andare in Europa League, anche se oggi a Roma però ha vinto, a parte, però sono rimaste, cioè rimangono ancora parecchie partite da giocare. Detto questo, io voglio sapere da voi se secondo voi l'Inter almeno un pareggio stasera lo meritava. Nel primo tempo qualcosa l'ha fatto vedere, ragazzi, per carità, poi quell'autogol sicuramente gli ha spezzato un pochino le gambe, ma è pure vero che insomma un Perisic in meno, un Icardi in meno, un Miranda in meno sicuramente potevano fare, anche se vabbè Perisic ultimamente non è che sta giocando tutto sto granché, però sono sempre quei giocatori che magari avendoli a disposizione un qualcosina in più te la potrebbero tirate fuori, capito? Non pensate male. Però è vero anche che al Genoa mancava qualche giocatore importante, tra cui Izzo, che comunque è un ottimo giocatore e questo nessuno lo mette in dubbio. Fatto sta che alla fine arriva il colpaccio del Genoa, ripeto, per fortuna io oggi pomeriggio me la quasi sentivo, dico lasciamo perdere le partite del sabato, perché la Roma oggi non ci avrei messo una lira, alla fine ha vinto 0-2, meglio per noi. Chievo-Cagliari, io sapevo che sarebbe, poteva succedere tutto, poteva essere under, poteva essere over, alla fine è uscito 2-1 per il Chievo-Verona, ma hanno fatto due gol il Chievo in pochi minuti e poi il Cagliari con Pavoletti nel giro di poco, insomma da quando il Chievo ha segnato quei due gol, quindi insomma sono partite abbastanza imprevedibili e ripeto, non mi sono voluto giocare la schedina del sabato perché ho detto dell'Inter, boh, oggi è meglio che lasciamo, ho fatto bene, spero che voi non vi siete giocati perché nel video dei consigli ovviamente ho detto anche che l'Inter io avrei messo X2, ho fatto saltare la schedina. Vabbè, domani su Instagram GaboMan7 vi pubblico la mia di schedina, speriamo che la becco, così vi incazzate e mi mandate a fanculo per 5 gio 20 giorni di fila perché vi dico le cose, io non me le gioco, voi le giocate e perdete. Mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale, sondaggio in alto a destra, non so se in questo momento se sarà già passato. Ragazzi, buona serie a tutti, domani c'è il derby alle 12:30, ve lo ricordo, Torino-Juventus, ovviamente la seguirò, ovviamente ci farò il post partita, nel pomeriggio alle 18 sicuramente farò il post partita anche di Atalanta-Fiorentina, alle 15 non mi ricordo chi gioca, e la sera chi cazzo già mi ricordo, vabbè farò 100 post partita come al solito. Detto questo, ancora ragazzi, complimenti al Genoa per il copaccio. Ci vediamo alla prossima con un nuovo video. Bella!